Senatrice Rizzotti, come nasce l'idea del progetto presentato oggi che poi, come lei diceva nel suo intervento, si basa sul multiculturalismo e l'integrazione sociale? Questo progetto è nato come idea della presidente dell'associazione Bond Worry, che è un'associazione che ha sempre avuto molta importanza per la difesa e tuttora per la difesa dalla violenza sulle donne e sui bambini. È un progetto detto il villaggio dei saggi, cioè la creazione di asili multiculturali dove vengono, appunto, si parla in tre lingue, dove per prima cosa viene insegnato il rispetto. Rispetto della persona, rispetto dell'ambiente, rispetto degli animali, proprio per una vera integrazione sociale. In questo devo dire che il terzo settore e le associazioni svolgono un ruolo fondamentale, occupando gli spazi che, ahimè, lo Stato spesso non riesce ad occupare nel modo più completo.